Amici, buongiorno, Officina 9000 Giri con Luca e Mirko che sta lavorando là proprio nell'officina. Una piccola cazzuta, si può dire? Sì. Dai, una piccola peste. Una vettura con tanta anima, immagino. OPC? Sì, OPC, questa è una versione particolare, il 1006 GSI da 207 cavalli. Di solito le OPC sono versione 1004 col 160, questo è il 207, 207 cavalli, quindi proprio l'ultima. Macchina molto recente, non dico nuova ma quasi, ha su poco più di 15.000 km. Il cliente è molto molto attento nella manutenzione, la macchina è intonsa, ok, e ha voluto già intervenire con una preparazione già superiore rispetto al classico stage 1, cioè qua siamo già entrati in uno stage 2, quindi partendo da zero abbiamo già fatto tutto il pacchetto di uno stage 2 come motore. Ovvero stage 2? Allora, stage 2 praticamente andiamo a toccarlo, partiamo da quello che è la base stage 1, che è ovviamente la parte elettronica, quindi rimappatura della centralina, che in questo caso non abbiamo ancora fatto perché è l'ultimo tassello alla fine di tutti i lavori, quindi andrà fatto una mappa particolare su banco, perché prima della mappa appunto siamo intervenuti, partiamo dall'intercooler, quindi intercooler maggiorato, è maggiorato anche pesantemente, nel senso che è più o meno un 40% di volumetria in più rispetto all'originale, vabbè non si vede, posizionato in fondo, comunque assicuriamo che l'abbiamo cambiato. Quindi questo è il primo passo. Il secondo è quello di intervenire sulla turbina con la modifica della girante. Come ho spiegato diverse volte, noi facciamo spessissimo lavori sul turbo, partendo dalla turbina originale, quindi non abbiamo cambiato turbine, non ci siamo inventati cose strane, quindi abbiamo lavorato sul turbo originale, però intervenendo anche sulla volumetria del carter di aspirazione, quindi andando a maggiorare per la precisione di un 20% il diametro della chiocciola, cioè dove alloggia la girante di aspirazione, ovviamente poi mettendo la classica girante in aviola, quindi con un differente numero di palette e un differente materiale. Quindi abbiamo un incremento in questo caso di volume che determinerà un incremento di potenza e un'elasticità di marcia diversa data appunto dalla girante in aviola. Quindi questi sono appunto intercooler e modifica sul turbo, sono proprio due componenti classici di uno stage 2. Poi a monte chiaramente tutte le altre piccoli complementi, filtro aria pannello, candele, pop off particolare. Dobbiamo ancora montare tutta la linea di scarico, quindi linea di scarico anche in questo caso che non si limita solo al classico centrale terminale che fanno parte appunto del punto iniziale della base delle preparazioni, ma iniziamo proprio dal tubo turbina, il cosiddetto downpipe, con un catalizzatore metallico 200 celle. Questo serve sul discorso turbina, quindi abbiamo incrementato la girante del turbo, aumenteremo i giri della turbina con una maggior pressione comandata elettronicamente, ovviamente girando più velocemente questo genererà maggior calore, abbiamo bisogno di abbassare la temperatura dei gas di scarico, quindi abbiamo escluso chiaramente un downpipe diretto per tutta una serie di motivi, il primo dei quali è il fatto che poi il cliente non passerebbe più le revisioni, il secondo che andremo a decomprimere troppo la pressione nella linea di scarico e questo diventerebbe poi difficilmente compensabile tramite elettronica. Quindi il giusto allineamento è downpipe con catalizzatore metallico, centrale diretto e terminale con un silenziatore omologato, con un silenziatore più piccolo ma sempre silenziatore. In questo caso si ottiene un incremento prestazionale, non c'è un decremento in termini, uno spostamento di coppia eccessivo, si abbassano notevolmente le temperature dei gas di scarico, quindi il turbo direi che è perfetto, ha la maggiore aria in ingresso data dall'intercooler maggiorato, una volumetria maggiore, un'inerzia minore dovuta alla girante in avional, e direi che questo, vabbè, il filtro dell'aria diciamo che è un aspetto secondario, direi che questo per il discorso, per il giro turbo è perfetto. Poi chiaramente altre piccole cose, le tubazioni in silicone per avere una perfetta tenuta, aumentando la pressione, anche in questo caso bisogna guardare anche i dettagli, nel senso
di solito si vanno a cambiare le tubazioni, si mettono tubazioni rinforzate in maniera tale da non avere uno l'effetto polmone, due il fatto che a lungo andare la tubazione di serie, che è stata progettata per una pressione decisamente inferiore, si potrebbe rompere e quindi la macchina avere poi dei problemi da un punto di vista meccanico. Quindi come motore, una volta che abbiamo montato, come dicevo, la mappa non l'abbiamo ancora fatta, quindi non abbiamo ancora un risultato definitivo in termini di cavalli. Comunque diciamo che ci auspichiamo un incremento di cavalli di circa una sessantina di cavalli, sì. 60-70 cavalli, quello potrebbe essere diciamo l'obiettivo. Ci riserviamo appunto, una volta montato lo scarico, la linea di scarico completa, facciamo la bancata e vediamo dai 207 iniziali fin dove possiamo arrivare. Ovviamente quello che diciamo sempre a tutti i nostri clienti, noi siamo sempre dell'idea di non fare mai cose eccessive, quindi piuttosto diamo i 10 cavalli in meno, se vogliamo, rispetto al limite che si potrebbe al quale si potrebbe arrivare, ma per noi è importantissima la fedeltà meccanica, quindi va benissimo lo stage 2, va benissimo la somma delle cose che sono state fatte con criterio. L'importante poi alla fine è non esagerare, non farsi, come dire, prendere la mano da concetti esagerati in termini di potenza, perché va bene, sì, si potrebbe avere più potenza, però inevitabilmente è sempre una questione di coperta, la fidabilità è meglio evitare perché sì. non ha senso dare quei cioè la macchina già così com'è, è un aspetto fondamentale della bontà del lavoro che abbiamo fatto fino adesso. La macchina ha la mappatura ancora di serie, vabbè, non ha lo scarico, ok, ma con la mappatura di serie, avendo maggiorato così tanto l'intercooler e la turbina, teoricamente uno dovrebbe trovarsi un turbo lag accentuato. Marcato, certo. La macchina è perfetta, cioè mappa di serie, avendo fatto questi due lavori, l'ho provata anche adesso venendo dalla showroom, non ha un minimo di turbo lag, quindi significa che la componentistica che abbiamo montato è azzeccata al 100%. Adesso vediamo di centrare bene anche il discorso dello scarico, però quello sono combattenti già fatti, plug and play, quindi non è che ci dobbiamo inventare. Che cosa avete scelto? Che cosa è uno scarico tedesco. Di solito noi utilizziamo o Ragazzo o Super Sprint. Di questa macchina qua era però molto difficile trovare una linea, perché il cliente voleva una linea di scarico completa, e è uno dei rari casi dove ci siamo dovuti rivolgere a una componente all'estero, mm-hmm. perché sono anche l'intercooler, per dire, non sono componenti che si trovano facilmente in Italia. Sì, c'è da dire che sicuramente è un tipo di vettura più comune là, cioè in Germania questa vettura è un po' come la Fiesta ST in Inghilterra, che è uno dei best seller. Io faccio questo lavoro da tanti anni, non c'è niente da fare, è una passione che in Italia c'è, dura da almeno da quando io faccio questo lavoro, e anche molto prima c'è questa passione. Il problema sono le aziende che stanno dietro a questa passione, dietro alle aziende, dietro alle società come la nostra o come aziende similari alla nostra, che si devono approvvigionare di componenti che devono trovare già fatti, cioè non mi posso inventare, posso artigianalmente fare un terminale e un centrale, ma un downpipe fatto artigianalmente la vedo un po' dura, un intercooler non mi posso mettere a costruire un intercooler, devo trovare dei componenti testati dove io devo ragionare da un punto di vista tecnico, devo sostituirli, l'importante è la scelta tecnica, ma poi devono essere perfettamente compatibili e non ci devono dare problemi a livello di montaggio. Il problema, come dicevo, è che in Italia le aziende che lavorano, ma in qualunque settore delle modifiche auto, che siano appunto motore, assetto, impianto frenante, sono rimaste veramente poche. Quindi questo è un peccato, perché appunto in paesi appunto tipo soprattutto la Germania e l'Inghilterra, lì trovi di tutto, addirittura trovi in Inghilterra dei componenti per macchine italiane che in Italia non ci sono. Non ci sono più. Che è una cosa, io quando penso dico, ma cacchio, siamo veramente storiche, no? Chiedo Lancia, Alfa Romeo, anche quelle, ma anche non so, vuoi trovare un componente un po' particolare che non sia il classico terminale, il classico filtro aria, vuoi trovare un kit di aspirazione particolare. Adesso c'è le Venturi, che è una ditta che fa appunto componenti in carbonio. In Italia c'è la BMC, ma fa pochissimi kit specifici per il modello, e a noi interessa avere il kit specifico, perché se io vado a prendere un componente che più o meno va bene, già quello non mi sta bene. In più devi
arrabattarti per cercare di trovare il manicotto, e poi non ti troverai mai con i diametri, il volume, cioè ci deve essere qualcosa che deve essere studiato perfetto. Allora di solito andiamo a prendere o i Venturi o i kit KN che sono studiati e progettati in Inghilterra per macchine italiane. Certo. È una cosa, però se lo fai così il lavoro viene fatto bene, il cliente spende di più perché prendere un kit KN per 4 pezzi spendi una fucilata, però io dico sempre al cliente non paghi il prodotto, paghi la progettazione, quindi paghi uno studio che viceversa non avresti e vai per tentativi, cioè io metto un CDA della BMC che mi dico sì va bene per tutte le macchine fino a 1600, oppure c'è... Ma non è stato studiato? Non è stato studiato per questa macchina, quindi... In un determinato caso ti potrebbe andare bene, in un altro caso addirittura potrebbe peggiorare. Allora preferisco dire classico filtro a pannellino in sostituzione di quello originale che problemi non me ne dà, e quando c'è l'opportunità mi vado a prendere un kit specifico. Adesso abbiamo in lavorazione in progetto, perché poi lo faremo alla fine di adesso quello, le puntate di fine, primi di ottobre, faremo un bel lavoro su una M140, una serie 1M, e anche lì abbiamo dovuto trovare tutti i componenti specifici. L'aspirazione, vai a prendere un'aspirazione in carbonio fatta dalla Venturi, costo sopra i 1500 euro, però ti trovi una roba dove dici già bellissima a vedere e in più efficace in maniera perfetta. Certo. Quindi è sempre il solito discorso, chi meno spende più spende, quindi arrabattarsi su trovare le cose su internet, inventarsi preparatori, va benissimo risparmiare per l'amor di Dio, però quel qualcosa di più che uno paga affidandoci una macchina e chiedendo a noi o a aziende similari di fargli un lavoro completo, forse paghi un pochino anche la competenza. Io la vedo in questa maniera qua. Molto bene, grazie Luca. Niente. Ci vediamo alla prossima puntata. Perfetto. Ciao. Ciao Frank, ciao.